Ed eccoci ancora qui all'interno della nostra consueta rubrica Medicina Regione Lazio, salute, prevenzione e benessere a 360 gradi, ma anche tanti argomenti interessanti riguardanti la psicologia e la psicoterapia. Siamo sempre su Radio Roma Capitale e sono in compagnia di una dottoressa psicologa psicoterapeuta. Parleremo della sindrome post-traumatica da stress dovuta al Covid, quello che è accaduto, che sta accadendo e quello che potrebbe accadere in futuro. Tutti aspetti che condivideremo assieme alla dottoressa Maria Angelica Maoddi. Benvenuta all'interno della rubrica. Grazie, salve a tutti. Grazie a lei, dottoressa, di essere qui. Un saluto a tutti. Dunque, iniziamo subito. Il Covid-19, giusto chiamarlo col proprio nome, ha avuto un impatto inaspettato sulle nostre vite e in qualche modo le ha rivoluzionate, di tutti noi nessuno escluso. Cos'è accaduto veramente durante l'appena trascorso periodo del lockdown, della quarantena, all'interno delle nostre case, sotto il profilo psicologico ed emotivo? Allora, quello che è stato imposto dalle autorità, soprattutto sanitarie, e quindi anche il governo che ha dovuto prendere atto delle decisioni che coinvolgevano i sanitari, è stato quello di chiudere, l'hanno chiamato lockdown, e di imporre delle misure preventive. Perché in realtà per il Covid-19, che è uno sciame virale, non c'erano cure appropriate, e quindi si imponeva un tentativo, soprattutto dettato dal distanziamento che loro hanno chiamato sociale, ma che era un distanziamento fisico, che però non ha coinvolto solamente il fatto di usare mascherine, distanziarsi nei posti, soprattutto negli assembramenti, evitare viaggi che in qualche modo in tutti i paesi si sono poi adeguati, quello che è successo veramente è, oltre all'emergenza sanitaria, c'è stata anche un'emergenza sociale e psicologica. Questa emergenza psicologica, dovuta alla paura per qualcosa di sconosciuto, qualcosa che dovevano in qualche modo subire tutte le persone, ha dettato un manifestarsi, un'accentuazione innanzitutto dei sintomi che già erano preesistenti alla pandemia nelle persone con disturbi psicologici e disturbi mentali, un'accentuazione che si è determinata in una depressione più acuta, in una presa di posizione dettata dalla paura, quindi di fobie, disturbi di sonno, disturbi alimentari, eccetera, si sono in qualche modo intrecciati a quello che è la presa di posizione per il fatto che nessuno poteva uscire se non per ragioni che in qualche modo erano state prescritte. Assolutamente, okay. Tutto si è amplificato e condividiamo questo importante argomento tramite i canali, profili social di riferimento, contatti che daremo a conclusione dell'intervista. Ecco, entriamo proprio, cerchiamo di entrare un po' veramente all'interno delle case in profondità, diciamo, come ha detto lei, mi riallaccio un po' a tutto, anche quelle che erano sottili tensioni latenti, delicati equilibri si sono andati a rompere, per esempio nelle coppie c'è stata una rottura definitiva, certo. Ma la consapevolezza magari che ha generato questo periodo di profonda riflessione e meditazione su noi stessi e su ciò che conta veramente nella vita, dottoressa, potrebbe avere portato invece tanti nuclei familiari, tante coppie ad avvicinarsi ancora di più. Ma quali sono i disturbi più comuni alle quali lei ha assistito, dando anche supporto online a distanza in questo, certo, delicato periodo? Ho avuto la possibilità di esercitare i colloqui a distanza, sia per suggerimento dell'Ordine degli Psicologi. A marzo c'è stata una diffusione e una raccomandazione di effettuare un soccorso a distanza, sì, nei colloqui, sia perché io già svolgevo nelle scuole, specialmente a Prima Valle, uno sportello psicologico
che da presenza si è poi trasformato in distanza. Quindi numerose famiglie soprattutto e anche i bambini che soffrivano appunto per il fatto di essere stati relegati all'interno delle proprie case, di non poter uscire, cosa che per i bambini specialmente e per gli adolescenti è diventato un trauma fortissimo. Questo è un impedimento che ha determinato poi una chiusura. Per esempio, alcuni giovani che già erano in sintomi tipo l'hikikomori, cioè la chiusura attraverso i social, sì. Il fatto che tutto il giorno rimanevano chiusi all'interno delle proprie case e non facevano altro che usare i PC o i social, l'iPhone, eccetera. Allora si è accentuata ancora di più questo tipo di, perché non c'era tregua. E quindi vivevano una sorta di chiusura ancora più forte. Però possiamo dare, volendo, sì, dottoressa, prima chiudiamo parentesi, anche un'accezione positiva ai social, perché se non fossero, sì, esistiti, hanno allora, comunque sia mantenuto un filo, certo, diretto. Per alcuni, certo, per chi era già, diciamo così, in sintomi da dipendenza da social, certo era negativo il fatto che dovevano in qualche modo confermare quello che loro avevano scelto, diciamo così, questo tipo di dipendenza, ma per tutti gli altri, per le persone in generale, certamente i social, le videochiamate ai parenti, agli amici, hanno costituito una sorta di rilassamento e di incentivo a stringere ancora di più i rapporti. Cioè, da una manifestazione che in questi tempi moderni che viviamo è di perfetto individualismo, in alcune persone ha avuto un effetto positivo, perché si è dato importanza all'umanizzazione dei rapporti e anche alle relazioni che erano state in qualche modo trascurate dal lavoro, dalle uscite, dagli interessi individuali che ognuno di noi ha dovuto curare. Quindi si è ritrovato a dover ripiegare, ma anche in senso positivo, a curare le relazioni sociali. Quindi diciamo che dall'io si è passati al noi, e questo senz'altro ha fatto bene, cioè è stata una specie di cura senza l'uso di nessun tipo di raccomandazione, cioè un'autocura in potremmo dire tante cose, insomma, perché è un argomento estremamente vasto, anche l'impatto che ha avuto, per esempio, e già lo ha detto in parte, su bambini e adolescenti, credo che abbiano sofferto certo, più di chiunque altro, insomma, rinunciando alla scuola e noi adulti al lavoro. Potremmo dire tante cose, ma giunti in conclusione, cosa potremmo dire a coloro che ci ascoltano per cercare da qui in avanti di vivere in maniera decorosa, in maniera equilibrata, con i nostri stati d'animo, le nostre emozioni spesso conflittuali e contrastanti, certo, tra loro, perché il periodo che ci attende sarà, insomma, anche difficile e durerà tutto questo molto di più di quello che alla fine pensiamo. Certo, infatti si paventa l'idea che in qualche modo si possa anche eventualmente, speriamo di no, ritornare alla situazione iniziale. E quindi conservare anche questa sorta di diciamo di cura verso le persone e le relazioni, conservarle anche a distanza, essere più presenti nelle relazioni e imparare che in qualche modo c'è una scienza della psicologia che è la prossemica, imparare a regolare le distanze, ad avere una giusta distanza, cosa che è stata approfondita e che in qualche modo si è confermata come scienza moderna, attuale, molto efficace, insomma, nell'attuale, sì, società. Sì. Dottoressa, che dire, spero che abbiamo condiviso fin qui qualcosa degli aspetti significativi, interessante, e abbiamo smosso ulteriormente le coscienze, soprattutto in chi ascolta, perché da qui in avanti l'impegno riguarda il senso civico ognuno di noi, certo, e la riuscita, l'efficacia del tutto dipende dal nostro modo di comportarci e di rispettare delle regole di base. Vedremo l'evoluzione giorno dopo giorno, speriamo nel meglio e speriamo di non ricadere, come ha detto anche lei, nel periodo appena trascorso, ce lo auguriamo tutti. Io posso augurare a lei, visto che è qui nostra ospite, il meglio per il suo futuro a 360 gradi. Prima
prima di salutarci ricapitoliamo i contatti a disposizione. Dottoressa Maria Angelica Maoddi, psicologa psicoterapeuta, il 339-2483725 il suo numero di cellulare. L'indirizzo dello studio, via Roberto Michels 12, Roma. La pagina Facebook Angie Mao con la Y finale, una pagina completa e ricca di foto e descrizioni sempre aggiornate. Mettete tanti like, mi piace, condividete e fate girare, una pagina veramente ricca di aspetti. L'indirizzo email angelicamaoddi@yahoo.it. Un saluto, un ringraziamento ancora alla dottoressa. Grazie. Maria Angelica Maoddi, un saluto a tutti. Grazie.